Salve a tutti, salve. Amici cinefili, e benvenuti a questo nuovo appuntamento con cose fuori casa, cose appena viste. Che se ne dica. Però ancora non le abbiamo viste. Siamo qui per vedere Deadpool. Deadpool, nuovo film della Marvel, film molto strano, particolare. Già lo si può vedere in questa posa plastica, il personaggio. Un nuovo eroe sta per venire. Che vorrà dire? Ma vedremo. I trailer, soprattutto statunitensi, ci hanno regalato un personaggio, ci hanno detto di un personaggio molto irriverente, un supereroe sui generis. Dialoghi alquanto discutibili in alcuni punti. Tu che cosa ti aspetti, Silvio? Tante risate. Innanzitutto diamo il benvenuto a Silvio. Grazie. Per un po' di tempo sono mancato, purtroppo da quel di dicembre. Purtroppo questo lavoro. Lavoro e poi la salute. La salute è importante. È importante. Volevamo vedere Spotlight. Sì, ma ahi noi abbiamo scoperto che lo danno soltanto in 150 sale in tutto il territorio nazionale. Complimenti! E direi che è una mossa abbastanza strana. Comunque, sperando che l'Oscar dia una svolta alla distribuzione di Spotlight, ci consoliamo con Deadpool. Beh, io mi aspetto un cinefumetto irriverente, intelligente, divertente e particolare. E un altro mattoncino che si aggiunge agli altri già usciti, ecco, che compongono il mosaico della Marvel. Della Marvel, che dobbiamo dire, ormai da 16 anni ci regala film, sempre ovviamente sottolineando che non ha prodotti tutti lei, no, ci mancherebbe. Però insomma, da 16 anni il cinema attinge all'universo Marvel, certo, e ancora riusciamo a stupirci, a parlare di film che danno qualche modo, in qualche modo inseriscono in qualche modo delle novità nel cinefumetto. Deadpool, secondo me, secondo quello che ho letto, sarà una gran bella novità. Sì, anche perché è diverso dal solito. E quindi lo vedremo e tra poco ne parleremo nella video recensione. Ok, a dopo. A più tardi. Ciao ciao. Allora, è importante dire una cosa, che io non ho visto Wolverine Immortale. Quindi lascio la parola a Silvio, che ci ragguaglia su quello che bisogna conoscere per apprezzare Deadpool. Alla fine di Wolverine l'immortale, c'è lo scontro fra l'ultimo scontro finale fra Wolverine e questo personaggio e il fratello di Wolverine, che poi, diciamo, resosi conto della sua, diciamo, va ad aiutare il fratello. In poche parole, questo personaggio qua esce fuori fra dagli esperimenti che faceva l'esercito sui mutanti. Ah, infatti è lo stesso esperimento che hanno fatto a Wolverine. Praticamente questo personaggio qua era un amico di Wolverine quando Wolverine stava in squadra con gli altri e lavorava per l'esercito. Quando lui poi se n'è andato, questo qua era quello che, diciamo, aveva l'abilità di usare le spade a una velocità impressionante. Ecco. Perciò porta le spade attaccate alla schiena. Lui nell'esercito ce l'aveva già così. Ma io non penso che sia un vero e proprio spin-off. L'hanno ripreso e l'hanno Hanno ripreso il personaggio e l'hanno utilizzato. Io quello che voglio capire adesso è, diciamo, dov'è che si intreccia la cosa, nel senso che, perché il personaggio, diciamo, il ragazzo che poi diventa Deadpool, come fa a diventare Deadpool? Voglio capire un attimo questo. Vabbè, qui è malato di cancro e gli fanno questa cura per guarire. Questa cura lo modifica. Vediamo, perché questo fatto del cancro non ricordo se viene citato in Wolverine, questo non me lo ricordo. Anche se Wolverine, però a un certo punto questo personaggio qui con le spade scompare nella storia, non viene più, diciamo, tirato in ballo, e quindi non mi ricordo se in qualche botto del film Wolverine Immortale c'è un'allusione di qualcuno degli altri personaggi che dice che lui è scomparso dalla circolazione per malattia, questo non me lo ricordo. Vedremo. Io devo recuperare le mie lacune su Wolverine. E comunque, che se ne dica, ci siamo, ci allora. Siamo per entrare. E lì giù, come potete vedere, ci sarà il prossimo appuntamento. Questo è il nostro prossimo appuntamento. E ci saremo, e se non ci saremo, ci saremo. Voglio fare una dovuta rettifica. Il Wolverine in questione, Wolverine le origini. Non l'immortale. Non Wolverine immortale. Vi ripeto, devo recuperare Wolverine. Anche io. Sono molto ignorante su Wolverine. Recupereremo, sì, sicuramente. Remo. Anche perché la saga di Lixia a me piace. Anche perché è una saga. E le saghe non fanno male alla vista. Siamo arrivati alla fine del film. Ciao! Divertentissimo! Sono ammazzato dalle risate. Probabilmente rigato in due dalle risate. È una trovata veramente geniale quella di mettere tanta comicità in un film di supereroi. Abbattimento da quarta parete, veramente grandissimo film.
ci vediamo fuori, ci vediamo fuori. Dopo tanto tempo, Silvio è qui. Buonasera ragazzi. Allora, siamo appena usciti dalla visione del film Deadpool. Deadpool. Mamma mia, le risate, veramente un grandissimo film, spettacolare. Un'esplosione di idee, comicità, non tante scene combattute, ma pochi effetti speciali usati benissimo, grande azione, grande ritmo, sì, battute a raffica anche, abbattutissime, abbattimento della quarta parete, sì, anche nei sogni, nei ricordi. Veramente hanno trovato una formula nuova, fresca, divertente. Il film è trascinante. Un'ora e 40 volano, sì, in poche parole. Il film è completamente scollegato da quello che abbiamo potuto capire. Sì, sì, infatti abbiamo capito che con, diciamo, la creazione dell'altro Deadpool di Wolverine, le origini non c'entra niente. Assolutamente, hanno rivoluzionato il personaggio, ma non hanno... Gli X-Men sono chiamati in causa diverse volte, ma non quelli importanti, perché non c'erano. Non quelli importanti perché non c'erano i soldi. Veramente una freschezza, una novità, un modo di approcciare il cinefumetto inaspettato, regia rapidissima, titoli di testa d'antologia, già entrati praticamente nella storia del cinema. Sì. Veramente un cast azzeccatissimo, e quello che mi è piaciuto è proprio il modo anche di giocare con i luoghi comuni del cinefumetto, certo, senza nessuna remora, senza nessuna alla fine nessuna forma di rispetto, perché alla fine si scherza, si gioca, il cinefumetto deve essere divertente, questo è anche divertente. È anche divertente. E quindi è soprattutto divertente. E siccome la Fox aveva già in cantiere gli X-Men, hanno pensato bene di condire la saga degli X-Men con questa salsa di grande divertimento, e questo personaggio si addice perfettamente a tutto, vive la mutazione in modo assolutamente innovativo rispetto alla tradizione. Certo. Io sono soddisfattissimo, e come dicevi giustamente tu in sala, è una esasperazione molto riuscita di alcuni toni di Ant-Man. Sì. Qui veramente siamo al parossismo assoluto, che è un parossismo divertentissimo. Film assolutamente consigliato, una ventata d'aria fresca nell'universo dei cinefumetti, che diciamo così ci dovremo un attimo... dovremmo un attimo accantonare, perché quello che ci aspetta invece sarà molto epico. Certo. Qui è tutto molto leggero, tutto molto divertente, e io veramente alcune scene le ho vissute con una frenesia totale, perché è trascinante. La comicità del personaggio, della sceneggiatura, dello script, e una regia veramente funzionale a tutto questo, che sa rendere tutto dinamico, piacevole, attraverso le armi del montaggio, del flashback, dei tagli di macchina, di inquadratura, di slow motion, tutto molto funzionale. Un supereroe sbadato e irriverente, che non voleva essere un supereroe, ma alla fine lo diventerà, dimostrando la vera essenza del supereroismo, che è quella della normalità. Che poi il concetto anche nuovo che è stato introdotto in questo tipo di film è il fatto che poi alla fine l'essere mutante è nascosto in ognuno di noi, e C'è un modo per tirarlo fuori, che richiama fortemente il concetto della sopravvivenza. Quindi questa è una cosa nuova. Film assolutamente consigliato, da vedere, da stravedere e da rivedere, perché è divertentissimo. Divertente. Farà ridere a ogni visione. Ok. Beh, io ti ringrazio di essere venuto con me, e spero che anche i prossimi film ci terrai. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento ai prossimi approfondimenti e video. Mi raccomando, non dimenticate di commentare, di dire se vi è piaciuto questo video, andate a vedere il film, commentatelo, e soprattutto pedinatelo.